La montagna di Vezzana è la prima che si affronta quando si percorre l'alta via degli Altipiani, una catena importante perché rappresenta la catena settentrionale dell'altopiano dei sette comuni, terra di confine un tempo tra la Repubblica di Venezia e l'Impero e oggi tra la Regione Veneto e il Trentino. Oggi Cima Vezzana è trentina, ma anticamente, dopo la morte di Zenino III da Romano, la montagna era della città di Vicenza che se la aggiudicò nel 1261. È famosa per i fatti della Grande Guerra. Qui si affrontarono gli eserciti italiano ed austriaco e ancora oggi la montagna conserva i resti di alcuni forti di quel momento cruciale del combattimento tra Italia ed Austria. Ma qui le contese iniziarono molto prima, iniziarono già nel Medioevo e poi si ampliarono nel corso dell'età moderna. Caldogno infatti riferisce che questa montagna è la più eccellente di tutte le altre per bontà di pastura, producendo erbe gentili e nutritive. Anzi, la montagna è ricchissima anche di boschi appetibili chiaramente perché il legname rappresentava un patrimonio prezioso e quindi era inevitabile che per quei boschi e per quei pascoli si fronteggiassero i vicentini e gli abitanti di Levico che risalivano su quella montagna da alcuni percorsi da nord. Tant'è vero che queste contese sfociano e nel 1556 la comunità di Rozzo, seppur illegittimamente perché non aveva alcun diritto ed alcun titolo su quella montagna, aliena la montagna di Vezzana proprio gli abitanti di Levico. Si tratta, dicevo, di un atto illegittimo, ma che chiaramente fa sì che gli abitanti di Levico sentano un diritto su quella montagna, tant'è vero che nel 1605, con la prima sentenza roveretana, a questo punto legittimamente sarà la Repubblica di Venezia a cedere la montagna di Vezzana a Levico e da allora è trentina.